A tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Un bacione dal vostro Paolo Inter. Spero che abbiate trascorso tutti delle buone ferie, delle buone vacanze. Rieccoci qui quindi dopo questa breve pausa di vacanziera, ecco, dalla finale di Coppa di Europa League, purtroppo, che ci è andata male. Dopo questa breve pausa torniamo a parlare di calcio. Allora, resta Conte, dopo tutta questa pantomima, diciamo, che sembrava che ci fosse un'imminente frattura, un'imminente rottura tra l'allenatore e la società, ammesso e non concesso che Antonio Conte se ne volesse andare sul serio, perché sinceramente, lo dico francamente, tutta questa faccenda ci ho capito poco. L'unica cosa che ho capito sono state, come un po' tutti, penso tutti gli altri interisti e gli altri sportivi che hanno ascoltato le parole di Conte nelle sue ultime conferenze stampe, l'unica cosa penso che è uscita. Sono state le sue esternazioni fuori campo e anche soprattutto fuori luogo, rivolte a chi non si sa, e dove accusava anche soprattutto la poca protezione, la poca tutela da parte del club, appunto, sua e del suo operato. Queste sono le cose che sono rimaste di Conte. Questi sfoghi, diciamo, questi sfoghi, secondo me, a mio parere, esagerati, questi suoi teatrini, e comunque ripartiamo da Conte. Conte quindi sempre la guida dell'Inter. Facciamo un po' il punto della situazione. Si parla di Messi, però non voglio parlare di Messi perché mi sembrano tante voci campate in aria. L'unica cosa certa sembrerebbe che lui se ne voglia andare dal Barcellona, e sinceramente, se lui se ne andrà dal Barcellona, non credo che venga all'Inter, e non credo che venga in Italia, ecco, né all'Inter, né alla Juventus, né nelle squadre italiane. Secondo me c'è una piccola possibilità per il City, anche se il City, non capisco, con tutti i problemi finanziari che ha, come faccia a prendere un giocatore come Messi. Questo me lo chiedo perché, come sapete, il City ha avuto diversi problemi economici, e nonostante la sua proprietà, sembra degli arabi, penso che ci siano degli arabi a capo del City, non so come faccia. Comunque, secondo me, forse il club più la voce forse in questo momento più credibile per un'eventuale destinazione di Messi, secondo me, potrebbe essere quella del Manchester City. Voltiamo pagina, anche perché di Messi non ne voglio parlare. Facciamo un po' un punto sul mercato attuale. Allora, gli ultimi arrivi, l'ultimo, si parla di Alexander Kolarov, come sapete, laterale d'esperienza della Roma, e volendo anche terzino sinistro, terzino destro, all'occorrenza, un giocatore comunque di grande esperienza, 34enne. Oltre ad Hakimi, questi sono un po' gli ultimi due. Hakimi, il giovane ventenne, come sapete, marocchino, che avevamo già preso da tempo, e adesso appunto questo Kolarov, appunto, che secondo me dovrebbe arrivare, almeno da quello che si vocifera, dovrebbe arrivare circa per 1,5-2 milioni di euro, ecco, più o meno. La trattativa dovrebbe, diciamo, stare su quella cifra lì. Poi ritorno alla base di Radu, Ionut Radu, il ragazzino rumeno in forza in prestito al Parma, che dovrebbe fare da secondo portiere. E poi, bella notizia, come sapete, di diverse settimane fa, comunque, il riscatto di Alexis Sanchez e di Stefanino Sensi, due giocatori importanti che abbiamo riscattato e quindi li avremo a disposizione per la prossima stagione.
E poi, come ultimo nome, il ritorno di Eric Dalbert, il brasiliano che era in prestito, parcheggiato momentaneamente alla Fiorentina. Non c'è stato l'accordo con la Fiorentina per tenere Biraghi. In un certo senso, io Biraghi non mi è piaciuto molto quest'anno. Io tutto questo fenomeno non l'ho visto in Biraghi, quindi in un certo senso il ritorno di Dalbert non mi dispiace. Anche perché, chissà, potrebbe essere anche un calciatore, una sorpresa per l'Inter. Come sapete, è un centrocampista esterno, un laterale. E quando giocò all'Inter, sicuramente non deluso, perché mi ricordo che comunque le sue prestazioni non furono molto positive, però chissà, magari dopo l'esperienza a Firenze, magari potremmo trovare un altro calciatore e ci potrebbe anche fare comodo. Quindi sinceramente il ritorno di Dalbert personalmente non mi dispiace. E poi è anche giovane, ha 26 anni, brasiliano, quindi direi comunque che non è proprio, secondo me non è proprio uno scarpone come lo volevano dipingere, ecco. Purtroppo è stato sfortunato. Secondo me non ha avuto neanche molta credibilità da parte del tecnico, e poi vedere se Conte comunque avrà intenzione di utilizzarlo o di tornare o magari insistere con la Fiorentina per riavere Biraghi o metterlo addirittura sul mercato. Un altro calciatore che dovrebbe tornare è Ninja Nainggolan. Io sarei favorevole al ritorno del Ninja perché comunque potrebbe essere un punto di forza in più a centrocampo, invece andare a cercare magari un Vidal. Mi riprenderei il Ninja, però credo che Conte, da quello che si è capito, non sia del mio stesso avviso, quindi credo che non la pensiamo uguale. Per quanto riguarda le cessioni, Lautaro non si sa se andrà via, il nostro Toro Martinez, Skriniar potrebbe andare via, potrebbe essere sacrificabile come calciatore, per arrivare a qualche altro calciatore tipo Ndombele, il centrocampista del Tottenham 23enne francese, o altrimenti per arrivare a Paredes, si parla anche di Paredes, del Paris Saint-Germain. Brozovic non è più un intoccabile a quanto pare, quindi anche Brozovic potrebbe essere potenzialmente sul mercato. Borja Valero non gli è stato rinnovato il contratto e quindi è svincolato, e quindi Borja Valero lo salutiamo. Io sotto sotto sono anche un po' contento, ringrazio lo spagnolo magari per quello che ha potuto fare, perché comunque nelle sue possibilità sicuramente ha fatto il massimo. Però c'era bisogno di fare un po' di pulizia, e penso che Borja Valero, credo che ormai erano già tempi maturi che dovesse lasciare l'Inter. Ecco, quindi Borja Valero se ne va, Candreva in partenza, anche Candreva sul mercato, destinazione forse Napoli, si parla del Napoli anche se bisogna vedere. E poi bisognerà, diciamo, anche un po' vedere la situazione di Biraghi, se l'Inter insisterà a riavere Biraghi. Io Biraghi non insisterei, ma tornando ad Albert, rimarrei su D'Albert, mi terrei stretto D'Albert. Vedremo cosa deciderà appunto la Marotta, Conte, la società, l'entourage nell'azzurro, appunto per questa, appunto per questa, se deciderà appunto di insistere con la Fiorentina per sbloccare quella situazione o lasciarla così com'è. Niente, un Inter che comunque si sta profilando, si sta rinforzando, un Inter che in un certo senso riparte comunque positivamente in questa nuova stagione 2020-2021. Io sono molto ottimista, penso che comunque questo sia l'anno buono per vincere qualcosa, perché comunque la squadra l'abbiamo, il processo di crescita comunque sta continuando, e forse in un certo senso sono contento che sia rimasto Conte, perché almeno ci sarà una specie di continuità di progetto, e quindi non si passerà un altro allenatore e quindi non si butterà all'aria tutto il lavoro fatto finora. Quindi da quel lato io sono contento, sono meno contento per i suoi teatrini, le sue sceneggiate, che spero che in questa nuova stagione cercherà appunto di avere il meno possibile, e spero anche che a quel punto lì interverrà veramente la società almeno per farlo, per tenerlo un po', fargli dare una calmata, ecco, se dovesse uscire fuori un po' dal
dal quadratino, ecco come si suol dire. Niente, ripartiamo quindi da un secondo posto in classifica, un punto dalla vincitrice dello scudetto, dati anche confortanti quest'anno perché miglior difesa del campionato, avendo subito soltanto 36 reti, e secondo miglior attacco sempre del campionato dopo l'Atalanta, e dopo anche aver centrato, diciamo, una finale di una competizione europea dopo la bellezza di 10 anni. Quindi direi comunque che, al di là del risultato finale, purtroppo come sapete si vincono e si perdono le finali e le coppe, quindi purtroppo a noi ci è andata male, però nonostante ciò diciamo che questi sono segnali positivi e io li considero comunque passi avanti rispetto agli anni passati. Quindi direi che dobbiamo vedere da quel lato lì anche un po' il lato positivo di queste cose. C'è stata quindi una sorta di risveglio calcistico da parte della nostra Inter, della nostra beniamata, rispetto chiaramente alle annate passate che sono state molto deludenti, e quindi comunque sono, diciamo, c'è una controtendenza dagli anni scorsi, una controtendenza positiva, nel senso che non si sta comunque, questa Inter comunque sta ottenendo comunque dei risultati positivi. Staremo a vedere, vedremo anche chi acquisteremo ancora. A livello di obiettivi di mercato, un po' li sapete un po' tutti, come, quali sono, quali non sono. Tonali doveva arrivare, non si capisce niente, da sempre che ci sia una sorta di derby col Milan per arrivare a Tonali. Poi Kumbulla, anche se dalle ultime notizie, da un articolo che ho letto ultimamente, sembrerebbe che Conte non voglia mettere appunto questa trattativa in stand-by insieme a quella di Emerson Palmieri, perché non sembra più interessato soprattutto a questo calciatore italo-albanese che è in forza all'Hellas Verona. Un obiettivo di mercato siccome primario in Ndombele del Tottenham, il 23enne francese che piace molto alla coppia Marotta-Conte. E poi Vidal, si torna a parlare di Vidal, un altro calciatore, un altro pallino di Conte, il 33enne ex juventino che è al Barcellona, che potrebbe essere la possibilità di averlo a parametro zero se non riesce a trovare un accordo con Barcellona. Calciatore Vidal, che a me personalmente non mi esalta, almeno mi piaceva Vidal di anni fa, sinceramente il Vidal che ho visto negli ultimi anni un po' non mi è piaciuto, però un calciatore, un centrocampista puro che potrebbe anche fungere da trequartista, potrebbe essere anche un jolly di questa Inter, quindi comunque acquistare un Vidal potrebbe sempre farci comodo a centrocampo. E poi l'ultimo nome è quello di Zeko, che sembra del bosniaco, 34enne della Roma, la quale sembrerebbe interessata anche la Juventus, e che potrebbe essere, diciamo, un obiettivo, però nel caso partisse Lautaro, ecco, nel caso partisse Sanchez, potrebbe essere Toro Martinez, si potrebbe appunto affondare su Zeko. Per quanto riguarda i prestiti, per finire, Saicedo quindi un altro anno all'Hellas, Esposito forse molto probabilmente andrà in prestito da qualche parte, e Lazzaro, Valentino Lazzaro, che tra l'altro si è anche infortunato giorni fa, è passato da Newcastle e adesso è in forza al Borussia Mönchengladbach in Germania, un altro calciatore che voleva fortemente Conte, che è stato un flop, e adesso comunque diciamo gioca appunto in questa squadra tedesca. Io ragazzi ho concluso, vi ho fatto un po' un punto del mercato, staremo a vedere cosa succede nei prossimi giorni, ci vedremo con altri video, io vi mando un bacione, grazie come al solito dell'attenzione, voi continuate sempre a seguirmi, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. Un bacione da vostro Paolo Inter, e come dico sempre prima di salutarvi, la fatidica frase: amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi, dal vostro Paolo Inter, buona continuazione e alla prossima. Ciao. Pazzi come te, nero azzurri, non fateci soffrire,
ma va bene, vinceremo insieme. Amare.